Non so perché ci sia voluto così tanto tempo. Che dolore. Oh, dottoressa, venga subito. Non sopporto più questo disagio. È la signora Silva? Sì. Oh, mi scusi. Sì, il cognome di mio marito è Silva. Io sono Mayara. Ho un impegno molto importante e ho bisogno di essere visitata oggi, va bene? È possibile? Ah, non si preoccupi. Anche il cognome di mio marito è Silva. È un nome molto comune, vero, sciocca? Lo so. Non credo sia proprio così. Credo che l'appuntamento di oggi sia di Mayara. Sorella, devi esserti confusa. Il tuo è domani. Davvero? Accidenti. A causa di questa gravidanza sono così confusa ultimamente. Devo essermene dimenticata. Ah, va bene. Non si preoccupi. Vedrò se posso fare qualcosa per lei e se riesco a inserirla. Va bene. Permesso. Guarda, cara, mi dispiace tanto. È che ultimamente sono molto smemorata. E il suo parto sarà normale? Sì, lo sarà. Normale. Ah, sì. Tra l'altro, piacere, sono Lana. Piacere di conoscerti. Allora, sarà maschio o femmina? Una femmina. Oh, che dolce. Il mio invece sarà un maschio. E spero che sia bellissimo. Proprio come il padre, perché il padre è meraviglioso. Signora, mi dispiace, ma non riuscirò a inserirla per oggi. Il suo appuntamento dovrà essere rimandato a domani. Potrò visitarla solo domani. Ah, che peccato. Ma va bene lo stesso. L'errore è stato mio. Grazie, sa? Sì, chiamerò il mio fidanzato per farmi venire a prendere. Signora Mayara, mi segua, per favore. Ah, sì, certo. Vieni. Mike, amore mio, puoi venire a prendermi? Sono pronta. Hai detto Mike? Sì. Perché? Maledetto. Perché mi ha fatto questo? Questo braccialetto te l'ha regalato lui, vero? Lasciami, mi stai facendo male. Sì, me l'ha regalato lui. L'ho ricevuto per il mio compleanno. E allora? Cosa c'entri tu? Perché ho un braccialetto identico a questo. E me l'ha regalato per il mio compleanno. Ah, aspettate un attimo. Di cosa stai parlando? Perché Mike è mio marito. Cosa? Che scherzo è questo? Tuo marito? No, ma che sta succedendo? No, no, no. Non può essere. Ah, fammi il piacere, va. Mi vuoi dire che non lo sapevi? No, ovviamente non lo sapevo. Non ne ho mai saputo nulla. Ah, non fare la finta tonta. Perché so benissimo che sai chi sono e cosa stai facendo qui. Oh, Mike, quella chiacchierata. Oh, mi confondi durante la visita. Pensi che io sia stupida? Oh, cos'è questa storia? Lasciami, mollami. Guarda, è vero. Volevo conoscerti e sapere chi sei. Per questo sono venuta allo stesso orario. E non ti vergogni di te stessa? No, non mi vergogno. Lo amo. Ed è per questo che sono venuta qui. Perché non mi dà più attenzioni. Probabilmente le sta dando a te. È un'altra cosa, solo perché sono incinta. Non è giusto, perché lui sta sempre con te. Ti rendi conto di quello che dici? Sta con me perché sono sua moglie. Abbi pietà di te stessa. Pietà? La pietà ti odia. Sai perché? Perché mi ha promesso che lascerà te per stare con me. Come? Come sarebbe? È proprio così. Non gli importa più di te. E vuoi sapere una cosa? Fai una cosa, lascialo andare. Ecco cosa dovresti fare. Concedigli il divorzio. Ah, quindi è questo che ti ha detto. Che non volevo concedergli il divorzio. È così? Maledetto. È esattamente quello che ha detto. Mi ha detto che non volevi concedergli il divorzio e che volevi portargli via tutto. Ma io non ho niente. Oh, maledizione. Signorina Silva, in ambulatorio. Sto aspettando. Ma me la pagherà per tutto quello che mi ha fatto. E tu mi aiuterai. E perché dovrei aiutarti? Semplicemente perché vuole prenderci in giro entrambe. Perché è infedele sia con me che con te. Ti promette il mondo, la luna e le stelle. E a me promette un mese. O pensi davvero che abbia chiesto il divorzio? Te lo dirò chiaramente. È un nulla facente, un mantenuto. Perché tutto quello che ha è mio. Mi appartiene. Allora, non mi aiuterai? O pensi che starà solo con te, bello e pulito? Sorpresa, amore mio. Cos'è questo, amore? Una sorpresa per te, amore mio. Motivi per cui mi ami. Che bello, vero? Cos'è questo? Auguri, papà. Siamo i tuoi figli. Diventerai un genio? Ora sono due? No, amore mio. Ti sto spiegando che i tuoi due figli vogliono conoscerti. Aspetta, non capisco. Hai perso la memoria?
Allora te la rinfrescherò io. Puoi venire, Anna. Che c'è? Il gatto ti ha mangiato la lingua? Senti, Maiara, lascia che ti spieghi. So che sembra brutto, ma no, non voglio sentire niente. Pensavo che non me l'avresti fatto di nuovo. Guarda in che situazione mi stai mettendo. Io sono incinta e anche lei è incinta. Senti, è stata solo un'avventura, capisci? Lei è rimasta incinta, anche tu sei rimasta incinta. Dovresti diventare un uomo. No, ragazzino. Sai cosa sei? Un ragazzino. Senti, stai zitta, ok? Non ti amo nemmeno. Amo te, Maiara. Sai perché mi ami? Perché ho i soldi. E questa povera sfortunata? Sei un idiota. Vuoi sapere una cosa? Io me ne vado. Non cercarmi più. Sei un fallito? Esatto. Senti, mi dispiace. Non sapevo niente di tutto questo. Sei davvero il peggiore di tutti. Mentre tu stai uscendo da casa mia adesso. Non puoi farmi questo. Avremo un bambino. Negativo. Io avrò questo bambino. Non ti importa di me. Ti sei sempre interessato solo ai miei soldi. Se non te ne vai subito, chiamo la polizia. Adesso. E sai una cosa? I miei avvocati ti contatteranno. Fuori di qui e vattene felice. Vai. Meglio sola che male accompagnata.